L'Abruzzo è una regione dove lupo e orso sono sempre esistiti, quindi le persone sanno che non è necessario avere paura di questi animali perché non sono pericolosi. Inoltre, chi porta avanti un'attività produttiva, gli allevatori, hanno messo da sempre in atto delle misure di prevenzione, quindi anche i danni sono molto limitati. È necessario che tutti facciano dei passi avanti, quindi le amministrazioni pubbliche devono mettere delle risorse a disposizione per chi subisce il danno, è necessario portare avanti una campagna di informazione e comunicazione, è necessario sviluppare delle tecniche perché questi animali abbiano un impatto sulle attività più basso possibile, ma è necessario anche che l'allevatore o le persone che subiscano un danno siano disponibili a fare un cambiamento, quindi a cambiare il proprio modo di produrre in considerazione di queste novità. Lupo e orso rappresentano sicuramente un grosso fattore di attrazione turistica per tante categorie. Quindi ci sono realtà in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo in cui queste specie sono state utilizzate per sviluppare delle proposte turistiche specifiche per attrarre nuovi target turistici. Cambiamento significa investire nel futuro, cioè sapere che la propria attività può andare avanti e quindi fare una serie di piccoli passi che permettano, diciamo, di competere nel futuro e di mantenere la propria attività anche alla luce dei cambiamenti che riguardano tutto l'ambiente.